caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro, un caro saluto talassico e anche un po' ventoso a dire il vero, un caro saluto talassico e ventoso dal Pelago Piceno, nulla di più ristorante che fare una bella passeggiata in riva al mare e riflettere ad alta voce insieme a voi che seguite questa nostra diretta quotidiana che si chiama il Parresiasta. Parresiasta che nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza. Un caro saluto a tutti ed è quello che anche noi nel nostro piccolo proviamo quotidianamente a fare con queste dirette, con il Parresiasta che potete seguire su tutti i nostri social, su YouTube, Facebook, Instagram e così via. Seguiteci su tutti i social. Grazie a tutti. Nulla davvero di più rilassante che fare una bella passeggiata in riva al mare per ragionare e schiarirsi le idee. L'aria di mare mette sempre allegria, non so voi cosa ne pensiate. Ieri ero a Milano, oggi sono al mare e mi godo questa giornata talassica. Bene, grazie anche ai tantissimi che stanno leggendo il mio nuovo libro, Sinistrash, contro il neoliberismo progressista, edito da PM, una critica severa e sferzante delle sinistre fucsia neoliberali atlantiste che hanno rinnegato Marx e Gramsci per aderire al verbo della globalizzazione liberal finanziaria e sono divenute appunto sinistrash, cioè un fenomeno trash, da cui il titolo del libro Sinistrash. Ecco. Grazie a chi lo sta leggendo, grazie anche a quelli che stanno leggendo il mio precedente libro che si intitola Demofobia, sulla finta alternanza di destra e sinistra, edito da Rizzoli. Benvenuti nella diretta. Sono tante le novità da commentare anche oggi. Partirei da un articolo che è uscito sulla Verità, che è un giornale abbastanza allineato, devo dire, ultra atlantista e ultra filo israeliano, anche se nel tempo dell'emergenza epidemica era stato più leggibile rispetto ad altri, a dire il vero. Adesso sulla Verità c'è un editoriale del direttore Maurizio Belpietro che mi pare degno di essere preso in esame. Cosa dice Belpietro? Dice che con la guerra d'Ucraina Kiev e la NATO stanno andando incontro alla disfatta. Questa è la tesi di Belpietro e mi pare che sia una tesi tutto sommato credibile e accettabile, perché sembra davvero che il guitto Zelensky si trovi un poco alle corde, come usa dire, si trovi un po' in difficoltà. Ha fatto sapere che sta finendo i missili, continua a chiedere aiuto all'Europa, che continua a sprecare i nostri soldi per mandare le armi a Kiev. Ecco, vedremo intanto cosa accadrà, però il guitto Zelensky a quanto pare non è riuscito a piegare la Russia di Putin. Chissà Enrico Letta cosa dirà, perché Enrico Letta ci aveva spiegato nel febbraio-marzo 2022 che la Russia, grazie alle sanzioni della potentissima Europa, avrebbe capitolato molto rapidamente. Ecco, non è stato così, per fortuna o per sfortuna, a seconda dei punti di vista, ma quel che è certo è che la Russia non solo non ha capitolato, ma sta vincendo la guerra sull'Ucraina, così ci dicono, e in più voglio anche sottolineare, le sanzioni alla Russia fatte dall'Europa non hanno prodotto grandi danni alla Russia, mi pare che abbiano prodotto grandi danni all'Europa. Come dico sempre, è il primo caso di sanzioni che danneggiano il sanzionante e non il sanzionato, dal tempo dei Sumeri ad oggi. E però l'Europa continua a farle e non so a quale pacchetto di sanzioni sia già arrivata l'Europa, ma del resto l'Europa lo fa perché è costretta da Washington, mica lo fa liberamente l'Europa, lo sapete bene. L'Europa è una colonia di Washington, per dirla in maniera un po' semplicistica ma non implausibile, e quindi si continua a far del male da sola, anche con l'invio delle armi a Kiev, soldi sprecati che si sarebbero
potuti meglio destinare alla scuola e alla sanità, ad esempio. Tra l'altro, a proposito di scuola, mi ha colpito che in provincia di Brescia hanno avuto la geniale pensata di mandare gli studenti a visitare la base di Ghedi per la parata delle frecce tricolore. Ora, con tutto il rispetto per le frecce tricolore, non mi pare granché come idea, tant'è che alcuni docenti, 200 docenti mi pare, hanno scritto per opporsi a questo progetto e hanno perfettamente ragione. Perché mai bisogna mandare gli studenti a visitare la base militare di Ghedi? Vero è che siamo in clima bellico, quindi magari li vogliono preparare al fascino indiscreto della guerra, come si intitolava il documento con cui questi docenti si opponevano al progetto. Però ecco, quando ero ragazzo io, che studiavo a Torino, mi ricordo che andavamo a vedere il Palazzo Reale a Genova, andavamo a vedere il Duomo di Milano, andavamo a vedere il Museo Egizio di Torino, non ci portavano a vedere le basi militari, sono cambiati i tempi. Ecco, però tutto sommato mi pareva meno stolto il mondo in cui vivevamo noi da ragazzi, devo dire la verità. Adesso hanno anche messo l'alternanza scuola-lavoro. Ai miei tempi studiavo il greco e il latino, adesso gli studenti studiano l'informatica e l'inglese, in più si fanno anche l'alternanza scuola-lavoro, che è un provvedimento a mio giudizio assolutamente demenziale, non saprei definirlo altrimenti, ma tant'è, questo è l'ordine nel quale ci troviamo, nostro malgrado, a vivere. Poi c'è un'altra notizia interessante, leggo su Repubblica, rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, che Biden aumenta il proprio vantaggio su Trump, quindi sembra che alle elezioni di novembre trionferà Biden. Staremo a vedere, non è una bella notizia sicuramente, come sapete io non sono un sostenitore di Trump, ma penso che peggio di Trump ci sia solo Biden, e quindi tutto sommato se il conflitto, se lo scontro è tra i due, mi pare meno dannosa la vittoria di Trump rispetto a quella di Biden. Ma ripeto, peggio di Trump c'è solo Biden, quindi nessun elogio di Trump da parte mia. Il resto, Trump ha deregolamentato la finanza nel 2017, è un ultracapitalista, liberista e atlantista, un marmidono, ma Biden è anche peggio, se vogliamo usare questa immagine che ho più volte impiegato. Quindi ragioniamo anche su questi temi, direi, che mi paiono importanti da mettere in evidenza. Vedremo come andranno le elezioni. Ovviamente immagino che nella redazione romana di Repubblica abbiano stappato prosecchi e tant'altre cose per festeggiare il fatto che Biden è in vantaggio su Trump, dato che a Repubblica sono totalmente dalla parte di Biden, come del resto avviene con le sinistre fucsia neoliberali e filo imperialiste di cui mi sono occupato nel mio libro Sinistrasce. Non so se lo state leggendo, è un viaggio dantesco nell'inferno della sinistra post-comunista. L'ho scritto alla maniera dantesca, come un viaggio nell'inferno ambientato in gironi infernali. C'è il girone della sinistra sciarcobaleno e quello della sinistra filobancaria, c'è il girone della sinistra europeista e il girone della sinistra dell'antifascismo in assenza di fascismo e così via. Ecco, vedremo un po', intanto questa è la situazione. Poi c'è un'altra notizia, sembra che stiano soffiando sul fuoco del conflitto Islam e cristianesimo. Avete visto le scuole che chiedono di introdurre il Ramadan, il parlamentare Soumahoro, quello degli stivali in Parlamento, ve lo ricordate, che leggo sul giornale, avrebbe chiesto di introdurre in Italia la festività del Ramadan, e dall'altra parte ci sono quelli che si oppongono alla festa del Ramadan e dell'Islam. Ma voglio ricordare a tutti una ovvietà, ma anche l'ovvio vuole la sua parte. La società tecnocapitalistica non vuole islamizzare l'Europa, come dice una vecchia tesi che risale, credo, Oriana Fallaci, buonanima, di cui non condividevo nulla, sia chiaro. Oriana Fallaci è agli antipodi rispetto a quel che penso io. Però, ecco, permettetemi di dire, il tecnocapitalismo non vuole islamizzare l'Europa, usa l'Islam semplicemente per scristianizzare l'Europa. L'obiettivo è quello di produrre un'Europa né islamica né cristiana, ma puramente atea, materialistica e funzionale al nulla della civiltà dei mercati.
deve essere chiaro questo, come anche deve essere chiaro, avevo provato a mostrarlo nel mio libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità, deve essere chiaro che il nostro nemico non è chi ha un'identità diversa, ma chi, non avendo un'identità, si batte contro tutte le identità. Il nostro nemico è il capitalismo, non l'Islam, deve essere chiaro questo punto. Anzi, i cristiani farebbero bene a unirsi agli islamici contro la civiltà del nulla, del capitale, anziché fare la guerra orizzontale fra loro, come più volte ho provato anche a sottolineare. Speriamo che qualche messaggio passi prima o poi, speriamo davvero che qualche messaggio riesca a passare. Noi lo diciamo nel nostro libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità, avevamo provato proprio ad argomentare in difesa dell'identità contro la distruzione dell'identità. Detto altrimenti, amici, il nemico non è chi ha un'identità diversa dalla nostra, ma chi non ha un'identità e lotta contro tutte le identità. Detto altrimenti ancora, il barbaro non è chi viene da distante, ma è chi, distante o vicino che sia, non ha un'identità e lotta contro tutte le identità. Cioè il capitalismo, la classe transnazionale dei capitalisti, chiamatela come meglio ritenete. Ecco, questo per fare chiarezza. Già che ci sono, vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo il 13 aprile con Andrea Cionci a Gaeta, in provincia di Latina, per parlare della fine del cristianesimo. Il 14 aprile a Lido di Camaiore per parlare di globalizzazione e delle sue malefatte. Poi ci vediamo il 15 a Vibo Valentia nelle Calabrie per parlare di Sinistras. Ci vediamo il 18 in provincia di Treviso per parlare di coraggio, il 19 con Ilaria Bifarini a Udine per parlare di grande reset, poi ci vediamo il 20 a Messina in Sicilia per parlare del mio libro Sinistras contro il neoliberismo progressista e poi tante altre date ancora che vi segnalerò. Per saperne di più, se volete voi stessi organizzare una data con il sottoscritto, la presentazione di un mio libro, una conferenza, un dibattito pubblico o privato, una cena culturale, potete scrivermi andando su www.filosofico.net alla voce contatti, www.filosofico.net alla voce contatti. Grazie anche a quelli che ci supportano, se ritenete utile ciò che facciamo con il nostro lavoro, supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro, è facilissimo, come? Al costo di un caffè al mese vi potete abbonare alla nostra pagina Instagram, alla nostra pagina Facebook o al nostro canale YouTube. Al costo di un caffè al mese supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro e in più avete dei contenuti riservati agli abbonati. Oppure potete fare libere donazioni con PayPal o con bonifico da www.filosofico.net alla voce sosteneteci. www.filosofico.net alla voce sosteneteci. Grazie di cuore a tutti. Io rivolgo a tutti quanti un caro saluto talassico e atarassico, anche un po' ventoso a dire il vero, ma un caro saluto anche parresiastico, come dico sempre, la parresia, il valore del dire tutto francamente. Grazie di cuore dell'attenzione e grazie ai tantissimi che ci supportano e ai tantissimi che stanno leggendo i miei libri, tra cui appunto l'ultimo, Sinistras. Un caro saluto talassico e atarassico a tutti da Diego Fusaro.